Mi ricordo che era tutta una mattinata strana, tutti cercavano Emanuele, Emanuele invece era al lavoro, io sapevo che era al lavoro. Piano piano ho preso coscienza di quello che era successo e sono arrivata ad Arezzo, all'ospedale, davanti all'obitorio e ho visto un carro funebre e mi sono resa conto che Emanuele non l'avrei rivisto vivo. Sono passati ormai 20 anni da quella tragica mattina nella quale Emanuele Petri perse la vita sul regionale Roma-Firenze. Come ogni anno, il comune di Castiglion Fiorentino ha ricordato il sacrificio del sovrintendente della polizia ferroviaria con la deposizione di una corona d'alloro in piazza Emanuele Petri proprio di fronte alla stazione. Era una domenica, quel 2 marzo 2003, poco dopo la fermata di Camucia, Petri assieme ai colleghi Fortunato e Di Fronzo chiesero generalità ad un uomo e una donna a bordo di un vagone. Erano Nadia Lioce e Mario Galesi che viaggiavano con documenti falsi. Si insospettiscono, c'è quella reazione. Perde la vita Emanuele Petri, il collega Fortunato viene ferito, ma si riesce a catturare due pericolosissimi brigatisti, i capi delle nuove BR. Che avevano assassinato il professor D'Antona e il professor Biagi, e quel giorno segna una svolta investigativa perché poi vengono raccolti dei dati che consentiranno proprio la disarticolazione completa delle BR. Nadia Lioce da allora è in carcere in regime di 41 bis. Sentimenti non li provo, ho fatto un percorso mio di vita e non odio nessuno, non so soltanto che chi sbaglia deve pagare, perché quando si sbaglia bisogna anche pagarne le conseguenze. Oggi si ricorda Emanuele Petri, il suo gesto eroico, ma è anche una giornata per riflettere sui nuovi allarmi. Sì, riaffermiamo che lo Stato c'è, che lo Stato non fa passi indietro, che lo Stato non arretra, che lo Stato non si fa intimidire, intimorire da chi pensa di mettere in discussione i principi democratici del nostro paese. La famiglia Petri e l'associazione Emanuele Petri hanno infine donato un defibrillatore alla casa circondariale di Arezzo. Subito dopo la morte di Petri furono proprio alcuni detenuti a scrivere un messaggio di vicinanza alla famiglia.